Signora, purtroppo non possiamo accogliere la sua richiesta di prestito. Qui risulta che suo marito non ha reddito. Cioè, lavora solo lei. Vabbè, al momento sì, perché l'azienda in cui lavorava è fallita, ma... E avete già acceso un mutuo. Amore, ora ci andiamo a prendere un bel gelato. Ma ce li hanno dati i soldi, mamma? No, amore, non ce l'hanno dati i soldi. Ma ce li hanno? Io li ho visti, ad esempio. Ce ne hanno pure tanti. Senti, me lo prometti che non diciamo niente a papà che siamo venuti qua? Me lo giuri? Giuri in giurella? Amore mio. Questa è una rovina, fermi tutti, guardate per terra che non succede niente, guardate per terra. Guardate per terra che non succede niente, guardate sdraiare, guardate per terra che non succede niente, pure te, guardate sdraiare. Ciao, Enzo, sono io. Allora è tutto confermato. A dopo. Ciao, ciao. Ma la barba è presa fatta. E non l'ho fatto in te. Papà, ti sei ricordato i biscotti della fortuna? No, me li sono dimenticati, scusa. Dai, non fa niente. Vabbè, allora questi li do a qualcun altro? No, avevi detto che erano per me. Ma com'è andata? Che ti hanno detto? Che mi hanno detto, amore mio? Che c'è la crisi, che non assumono, che devono fare i tagli e bla 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 bla. Ecco che mi hanno detto. Comore, io vado prima che mi dicano. Ho preso i pezzi di pollo. Mamma! Il tuo biscotto della fortuna. Grazie. Quella lì? Ad esempio, quella è un drago gigante. Un drago? E che fa? Sputa il fuoco? No, un drago buono. Mette gli spaghetti nella pentola. Se mette gli spaghetti nella pentola deve essere proprio un drago buono. Senti, e quell'altra invece quella lì sopra? Quello è un alieno che sta costruendo un'astronave per andare lontano. Il pescatore che pensa sempre allo squalo non mette mai le mani sulla perla. Ma che vuol dire, papà? Vuol dire che se hai sempre paura non raggiungerai mai quello che vuoi. E tu? Hai paura? Qualche volta sì. Ad esempio, di cosa?
di non essere abbastanza bravo da proteggervi dagli squa. È perché ti hanno mandato via dal lavoro, vero papà? Non è stata una cosa giusta. No, non è stata una cosa giusta, ma presto papà risolverà tutto. Ma le telecamere non ci sono? Non ci sono, ma sono fuori uso. Ci lavora uno che mi deve, diciamo che mi deve un favore. Tu entri da qui. E poi sei cresciuto qui, no? In periferia. Lo sai pure tu com'è, la polizia qua se la prende comoda. Hai 10 minuti. Un colpetto facile facile. Anche per un principiante come te. Sei sicuro che te la senti? E certo. Quando mi hai chiamato, a momenti mi veniva un colpo. Tu lo sai che in molti mi cercano, no? Ma tu sei il classico bravo ragazzo, l'esempio da seguire. Le cose cambiano, insomma. E non sempre è meglio. Non sempre è meglio. Ma ti dispiacerebbe se ce ne andassimo via di qui? Per andare dove? A casa? No, 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 proprio lontano, lontano, lontano. In un'altra città, un altro paese proprio. Viene anche mamma? E certo che viene anche mamma. Ma se è lontano, lontano, come ci andiamo? Ci andiamo con un aereo. Gli aerei non sono mica sicuri come le astronavi. Eri cadono, ad esempio. Io conosco un metodo infallibile per prendere l'aereo senza avere paura. Cioè? La statistica. Viaggi con qualcuno che è già caduto da un aereo e non si è fatto niente. Non si è mai visto uno che è caduto da un aereo due volte, no? C'era scritto. Signore, purtroppo non sono autorizzato a concedere prestiti a probabili insolventi. Con questa crisi, fosse per me, lei mi capisce, no? Ma sono decisioni che prendo nei piani alti. La ringrazio lo stesso. Grazie, arrivederci. Andiamo, amore. Hai 10 minuti. Senti, me lo permetti che non diciamo niente a papà che siamo venuti qua? Me lo giuri? Eh? Giuri, giurella? Amore mio. Questa è una rapina per me!
Guardate per terra che non succede niente, guardate per terra. Non mi guardate, guardate per terra che non succede niente. Fatta sdraiare, guardate per terra che non succede niente. Guardate, fatta sdraiare. Sdraiate, sdraiate! Guardate, guardate, che sta fatti qua dentro? Esci fuori, esci fuori, guarda per terra! Esci fuori, fatta sdraiare. Metti i soldi qua dentro, al frigo, non mi guardate. Non è successo niente, non sta succedendo niente, non mi guardate. Frigo, frigo da tutti, dai! Giusto, non sono soldi tuoi. È un bambino! Fossi in te non lo farei. Fossi in te la butterei via. Ad esempio. Ad esempio.